C'è buona visione e tanta sostanza nel progetto per il rilancio del centro sportivo delle Bustecche, appena affidato in concessione decennale dall'amministrazione comunale al Città di Varese. Finalmente dunque la massima realtà calcistica del capoluogo avrà una casa solida. La convenzione con il comune comprende infatti anche l'ex casa del custode dello stadio, che diventerà sede della società biancorossa. Ma il club potrà disporre anche e soprattutto di un quartier generale di primissimo ordine, con la completa ristrutturazione del centro sportivo delle Bustecche, dove si alleneranno prima squadra e settore giovanile. Il Città di Varese conta di poter inaugurare ad agosto il nuovo campo in erba sintetica, la nuova tribuna, gli spogliatoi, la biglietteria e il bar, strutture il cui costo non è indifferente, come spiega il presidente biancorosso Stefano Amirante. Gli obblighi contrattuali col comune dei lavori, cioè i circa 300.000 euro, fra cui la casetta dello stadio, sono garantiti da fideiussione. Sia questi, quelli sui lavori, sia quelli sul pur non enorme canone annuale che andiamo a pagare. Quindi entrambe le obbligazioni economiche del nostro, che abbiamo preso nei confronti del comune, sono garantite. E anche questo io credo che possa essere colto come una sorta di solidità, perché oggi avere una fideiussione per 280.000 euro circa di lavori e per 10 anni di canoni, se c'è chi la rilascia, vuol dire che ci sono le garanzie per poterlo fare, e questo credo sia significativo. È chiaro che tutto ciò viene fatto perché c'è un progetto sportivo dietro. Nessuno della società, delle persone vicine alla società, si occupa di edilizia, quindi non c'è nessun tipo di speculazione. Il motivo è esclusivamente con una finalità sportiva. La convenzione fra Città di Varese e il Comune farà molto bene anche alle Bustecche, quartiere che ha bisogno di riqualificazione. Il fatto che tra qualche settimana partano i lavori di questo centro sportivo, importante per il quartiere, importante per la città, evidenzia come in questo anno difficile causa del Covid, sebbene si sia fermato lo sport, la pratica dell'attività sportiva, non si è fermata la programmazione da parte dell'amministrazione e da parte di alcune realtà sportive, come in questo caso il Città di Varese. Questo evidenzia il dinamismo di un territorio, di una serie di attività sportive che guardano al futuro, hanno voglia di investire attraverso un lavoro serio, dove la parte pubblica ovviamente supporta, quindi il Comune supporta tutte queste iniziative di valorizzazione delle strutture. In questi anni sono stati riqualificati impianti sportivi importanti, penso al campo di atletica di Calcinate, una serie di strutture di quartiere, la palestra Falaschi di Valle Olona, l'importante progetto del Palaghiaccio, e adesso anche questo impianto, che ha un valore simbolico anche per il Varese Calcio. A sindaco Davide Galimberti fa eco l'assessore allo sport Dino De Simone, che punta a portare anche il basket alle Bustecche. Quest'area è un'area che rinascerà. Da agosto, quando ritorneranno qui atleti, giovani e bambini a giocare, a fare allenamento, ritroveremo popolata un'area che per troppo tempo è stata abbandonata, anche per colpa del Covid purtroppo. L'abbandono genera degrado, viceversa la presenza degli atleti e giovani riporterà veramente vita a quest'area. Noi vogliamo arricchire questa presenza anche aprendo un varco verso il CFP e verso l'università, quindi in due minuti sarà possibile collegare Bustecche con Bizzozzero. Gli stessi spazi sportivi verranno migliorati, ci sarà uno skate park da maggio in quest'area, per cui il quartiere potrà rivivere una nuova stagione di sport e benessere, ci auguriamo per tutti. Lo stesso apertura di un piccolo baretto consentirà alle famiglie e ai giovani di potersi godere dei momenti tranquilli e di serenità in quest'area. Secondo me oggi abbiamo messo il seme deve fiorire e già ad agosto vedremo i primi frutti. Secondo me un campetto di pallacanestro ci sta assolutamente bene. Adesso abbiamo fatto proprio un giro con i tecnici dell'ufficio dello sport per vedere dove poterlo posizionare. La pallacanestro arricchirà lo spazio, sarà a disposizione del quartiere, e per cui anzi
potremmo anche collegarlo agli altri campetti di quartiere, degli altri quartieri di Varese, e magari pensare a un bel torneo di pallacanestro dei vari quartieri di Varese. Secondo me già nei prossimi mesi questa cosa potrà prendere vita.